Roberta Re delle Iene ha fatto incontrare Rocco Siffredi a Lisa Toaff, la giornalista che lo ha denunciato per molestie e che grazie al servizio ha ricevuto pubblicamente le scuse dal porno divo. Quest'ultimo a tavola con l'inviata del programma era giornalista e scoppiato a piangere, incolpandosi di essere un coglione prima di stringersi in un abbraccio chiarificatore con la Toaff. Le immagini sono state trasmesse nel corso della puntata in onda ieri sera, martedì 26 marzo. Nel video si vede Siffredi mentre piange accusando se stesso. Sono un coglione, piango perché sono un coglione, il problema è che sono perennemente depresso. Vado sul set per sfogarmi, mi ribolle il sangue, mi viene da dire vai fuori a prendere cazzi. Lo avrei detto a chiunque perché mi sono sentito tradito. Il tempo di realizzare la stronzata che ho fatto, l'ho chiamata e le ho chiesto scusa. Questa è una molestia? Ho fatto male a due donne, mia moglie è stata male. Dichiara davanti alle telecamere dimenandosi e dando un calcio al muro. In un comunicato le Iene ieri hanno reso pubbliche in anteprima le dichiarazioni di Siffredi rilasciate ai loro microfoni. Ho avuto problemi con la famiglia, non riesco a raccontare altro che la mia vita e mi dispiace vedere quello che ho combinato a te e quello che ho combinato a mia moglie e ai miei figli, ha raccontato rivolgendosi alla giornalista Lisa Toaff, la quale dopo il lungo confronto ha chiuso il capitolo. Ci siamo chiariti, mi ha chiesto scuse e io le accetto. Per me finisce qui.